Torno a parlare del senso della vita. Ecco, stavo dicendo che ognuno di noi può aver avuto delle esperienze, che chiamerei esperienze di risveglio, da bambino, da ragazzo. E il senso della vita poteva essersi mostrato in questi lampi di luce, per così dire. Non che arrivasse un segreto o la rivelazione di un mistero, o forse era proprio questo, ma nei toni del comune, dell'ordinario, del tutto era già lì, tutto è qui. Questo potrebbe essere un senso della vita. Ma ciò che mi preme aggiungere, credo che non sia una aggiunta casuale, è che allo stesso modo molti di noi poterono distogliersi da questo risveglio, da questa esperienza. Come quindi se ci fossero due inclinazioni, una che ci portava ad assaporare ciò che avevamo vissuto, un momento in cui i cieli si squarciano, le nubi scompaiono, oppure sono meno temibili. Non aspettiamo la pioggia e abbiamo l'impressione che tutto sia già lì, come dicevo prima. Una sensazione difficile da descrivere e solo a chi l'avrà già vissuta sembrerà ordinaria, semplice. Da bambini siamo predisposti, forse, a questo, a viverla. Poi, in un momento X, ignoto, anonimo, della nostra esistenza, un'altra parte di noi, o forse è la stessa, che ha vissuto l'esperienza, sembra dire no, non è così. Ti sei sbagliato. Non hai visto niente. Ecco, questo sarebbe il culmine al negativo del risveglio. Ti sei sbagliato. Non hai provato niente. Sei un illuso o una illusa. Come fai a non capire che non c'era niente dietro? Alcuni si chiedono da cosa scaturisca questa seconda impressione, perché è proprio la seconda impressione, una specie di ripensamento.
Un secondo pensiero, una seconda mente, una mente secondaria. Ci si affretta a dire da dove arrivino certe sensazioni e non le si trova. Si trova difficile individuarle e si danno mille spiegazioni, tutte inadeguate.